Tina Life, il rapporto tra banche e risparmiatori non è mai stato idilliaco, ma alla luce della crisi finanziaria la distanza tra istituti di credito e cittadini sembra essere aumentata. È vero che sempre più italiani scelgono di riporre i propri risparmi sotto il materasso? Si è concluso il Festival di Sanremo. Ne parliamo in studio con Don Bachi, che oltre a essere uno dei protagonisti della storia della canzone italiana, è critico nei confronti della competizione canora. It's my life. 10:48, buongiorno, benvenuti a Life. Oggi parliamo di soldi, dei nostri soldi, di dove li mettiamo, del nostro rapporto con le banche che sembra non essere idilliaco, almeno insomma così risulterebbe da una serie di sondaggi. Per parlarne abbiamo qui a Roma in studio, buongiorno, il direttore generale dell'ABI, che sarebbe l'associazione che riunisce le banche, Gianfranco Toriero, e poi Elio Lannutti, buongiorno, buongiorno, che è presidente dell'ADUSBEF, agguerritissima, mi posso permettere di dire, associazione di consumatori che spesso fa le pulci alle banche. È l'associazione che fa il proprio dovere nella difesa dei diritti dei risparmiatori, dei consumatori, quindi non agguerritissima, facciamo solo insomma, il nostro diciamo dovere. Che siete un bel pungolo. Dopodiché a Milano mi viene sicuramente in soccorso, in aiuto, buongiorno, eccolo, lo vedo già inquadrato, Marco Frattini, che è il nostro caporedattore dell'Economico, buongiorno Marco. Buongiorno, e buongiorno accanto a, tutti. A lui invece c'è il direttore del Salvadanaio, che è una rivista trimestrale ovviamente che si occupa di risparmio e di risparmiatori, Milo Goi. Buongiorno Goi. Buongiorno. Allora, dicevamo di questo sondaggio effettuato da ADUSBEF, ma non solo, perché è stato ripreso anche da Eurispes, in cui insomma, il nostro rapporto con le banche sembra essere assolutamente disastroso. Non è un sondaggio di quelli, come dire, ufficiali, no? Con tutti i crismi, con i campioni presi secondo le regole dei sondaggi, però già qualche cosa ci dice. Marco ha preparato per l'appunto per noi un servizio che ce lo riassume, io direi di guardarlo subito e poi ne parliamo. Bene. Senza particolari è difficile aiutare. Ti posso solo dire... vai ai materassi. Ti posso solo dire vai ai... che cosa? Ma che significa? È da Il Padrino. Significa che devi scendere in guerra. Mm-hmm. Sì, diciamo che l'immagine non è immediata, però poi è forte, almeno se uno l'associa al Padrino. In verità, nell'immaginario collettivo, nemmeno tanto immaginario, materasso fa venire in mente una serie interminabile di soffici televendite. Magari anche un recente spot, committente a una banca famosa, che ha preferito questo ai comici gialappi, spot dove il materasso viene accoltellato, finendo quindi per essere più violento del Padrino. Assist formidabile però per l'ultimo sondaggio dell'ADUSBEF, passionale associazione dei consumatori, dal quale emerge che solo il 14% di noi si fida delle banche, il resto, l'86%, poco o niente. A torto o a ragione, non è più così importante. Se conta la percezione dice, ed è il senso dello studio, che noi preferiremmo tenere i soldi sotto il materasso. La crisi ha scavato un fossato davanti allo sportello. Vedere le banche americane cadere una dopo l'altra come birilli in fondo non ha fatto la differenza. L'ha fatta invece scoprire che là il sistema è cambiato. E per quanto Tremonti abbia criticato il ritorno dello champagne e dei bonus milionari, qui da noi non cambia niente. Dispiace per il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, però si consolerà forse andando a prendere il posto di Trichet alla Banca Centrale e vedremo se nel caso avrà pietà di noi nell'aumentare i tassi o no. Draghi ha più volte affermato che il rapporto tra banche e clienti non è un idilio, così come l'Unione Europea ha continuamente ammonito l'Italia delle banche più care del continente, salvo essere poi smentita dall'ABI. Ecco allora forse il nodo. Se ne fa un problema di costi, ma c'è da scommetterci. Molti li accetterebbero anche più alti, a patto di avere un rapporto migliore con gli istituti. Il risultato invece?
un giudizio impietoso sulla correttezza delle banche. Secondo l'Adusbef sono molto scorrette per il 50% degli italiani, scorrette per il 27%, abbastanza scorrette per il 12%. Facciamo prima, va, diciamo che appena l'1% è convinto che siano corrette e che il rapporto con la clientela è giudicato cattivo o pessimo dall'82% del campione. In poche parole, banca non vuol dire fiducia. Prova ulteriore che il 70% preferisce affidare i risparmi alla certezza dei bot, il 10% a quella dei titoli postali, il 5% ai certificati di deposito e l'1% soltanto ai fondi di investimento. Numeri, onestamente, che indicano nel risparmiatore medio italiano molte lacune di conoscenza del settore. I bot infatti rendono meno di una caramella, le poste non hanno per legge le garanzie di una banca e i fondi, se ben gestiti, meriterebbero invece più di un ragionamento. Terreno, quello dell'educazione finanziaria, sul quale ora, per fortuna, inizia a esserci un confronto. Ma è difficile dare torto a quanti, in questi giorni, troveranno brutte sorprese nella posta con l'estratto conto, che spiega alcune norme sulla trasparenza dei costi bancari. Perché, inutile negarlo, sorprese ci saranno e non saranno morbide, come un materasso. Allora, fra un attimo cercheremo anche di capire quali sono queste sorprese già inquietanti, quando Marco ci dice non saranno piacevoli, io già tremo. Però, visto che le banche sono per l'appunto sotto accusa, direi di dare subito la parola a Torriero, abbiamo detto direttore centrale dell'ABI. Comincia a difendersi passino per passino. No, allora, non c'è bisogno di difesa, nel senso che... forse di spiegare perché, come veniva rappresentato anche nel servizio, l'indagine Adusbef non ha criteri di scientificità, tant'è che appunto è molto chiaro anche la distribuzione e allocazione del risparmio, dove il 70% è in titoli di Stato. In realtà la quota principale è proprio presso le banche, non nella forma dell'investimento in titoli pubblici, quindi non è un campione sicuramente rappresentativo. Però ecco, l'elemento interessante... Però ricordiamo che anche Eurispes ha fatto un'indagine analoga e dal punto di vista della percezione del rapporto con le banche è molto simile. Poi sul resto, ecco. Sì, no, ma infatti correttamente si riporta sempre il tema delle banche, cioè le banche come un indistinto, come un soggetto. Noi, per finalità ovviamente interne, le banche fanno invece singolarmente delle analisi molto puntuali, e quando passiamo dal concetto di banche in senso lato al concetto della propria banca dove si ha il proprio rapporto, questi valori di fatto si ribaltano, cioè noi abbiamo che c'è una positività per circa l'86% dei casi investigati. Quindi diciamo che è come la politica, in termini generali la politica viene vissuta in questo momento non in termini positivi, ma se poi definiamo un soggetto specifico sicuramente ha una valutazione che è nettamente superiore. L'annutile risulta? Nella maniera più assoluta. Mi dispiace di contraddire il dottor Torriero. Innanzitutto non ha carattere di scientificità, l'avete detto. Però la domanda era, nell'attuale situazione di crisi, quale dei seguenti prodotti scegliereste per i vostri investimenti? Cioè nell'attuale, non come... Quindi non quello che c'è non già. Non quello che c'è. Come scegliereste i vostri investimenti? E le risposte sono state che sceglierebbero i titoli di Stato, quindi i BTP, che rendono anche il 4%. Ricordiamo, ad onta di quello che viene rappresentato negli sportelli bancari, che quando uno va a chiedere vorrei i titoli di Stato, ma non sono sicuro, ci sono le obbligazioni bancarie, quelle che hanno dato grandissimi problemi come le Lehman Brothers. Allora, noi non vogliamo demonizzare nessuno. I banchieri però devono cambiare cultura, atteggiamento. Quelle sorprese che avremo allo sportello, per esempio, riguardano grandi banche. Cioè per prelevare 100 euro allo sportello bisogna pagare un pizzo di 3 euro a Banca Unicredit, a BNL. E così vorrebbero la fiducia questi signori banchieri. Tagliassero i 40 milioni che si danno a banchieri come Profumo, che hanno portato il valore di Unicredit da 8 euro quando se n'è andata a 1,8, con una capitalizzazione da 100 miliardi a 30 miliardi di euro, e forse ne riparliamo. Allora, io già comincio a far fatica a seguirla quando lei parte con queste cifre. Marco, nel servizio che abbiamo appena visto, tu, a proposito dei titoli di Stato, però ci dicevi valgono, rendono quanto una caramella, se non sbaglio, hai usato questa simpatica metafora. Sì, ho giocato un po' con i materassi e con le caramelle. Beh, effettivamente quando il senatore, passionale, l'ho già detto, insomma, dice che i titoli di Stato sono un rifugio sicuro, è vero.
Però c'è anche da dire che tutto quello che stiamo ascoltando in questi giorni, cioè quello che stiamo ascoltando in realtà da mesi, il tormentone è il famoso eurodebito. Quindi è anche giusto che la gente sappia che all'interno di acquisti come i titoli di Stato, quel famoso debito, quella famosa crisi del debito, insomma, si acquista. E poi chiaramente si acquista e ha delle interpretazioni che vanno poi sul rendimento. Quindi è giusto ricordare che più è alto il rendimento, più alto è il rischio. Sì, è chiaro che l'Italia non è l'Islanda, scusate, non è l'Irlanda, non è la Spagna, non è il Portogallo, no, non è la Grecia. Però ma il rischio questo c'è. Sicuramente è tutto vero. Però la questione è ancora un'altra, cioè mi fido o non mi fido di quello che mi dice la mia banca? Perché io potrei non saperne, come assolutamente non ne so nulla. Vado allo sportello bancario e io vorrei che qualcuno mi dicesse davvero se quei titoli di Stato rendono o non rendono, se sono convenienti oppure no, poi decido io se mi va o no di assumermi il rischio. O è troppo chiedere questo? No, sicuramente il rapporto con il dipendente bancario nella propria banca ha un giudizio estremamente positivo, c'è un rapporto di tipo fiduciario, perché il rapporto, soprattutto se è continuativo, crea quel rapporto anche di vicinanza e di consapevolezza nell'ambito dell'allocazione del risparmio. Il tema è che noi però dobbiamo un po' distinguere tra quelle che sono delle casistiche internazionali, veniva citato il caso Lehman, e quello che riguarda invece il settore bancario italiano e anche lo Stato italiano, che sicuramente in questo momento hanno fatto molto per avere una solidità. Questo è un messaggio importante anche per poter dire a tutti gli risparmiatori: dobbiamo veramente avere un legame forte con le banche e con lo Stato italiano. Allora, la notizia è telegrafico. Io mi fido più dello Stato, del debito pubblico, che dei banchieri, nonostante abbiamo un grande debito pubblico. Aggiungo che oggi ci sono dei titoli di Stato, 4,75%, 2023, chi vuole farsi la pensione, al posto di andare a comprare, diciamo, titoli tossici, assicurativi o bancari, rende il 4,15% netto. Uno si fa una pensione. Vabbè, e prima che fallisca lo Stato falliranno le banche, falliranno le banche loro. Si fanno aiutare comunque dallo Stato con il mille proroghe, allora, cancellando, diciamo, i diritti, fermo, cancellando i diritti che noi siamo riusciti ad attivare alle sezioni unite di Cassazione. E perché poi la gente non si fida dei banchieri? Perché questi si fanno aiutare dai governi di destra e di sinistra, che scrivono sotto loro diretta dettatura gli emendamenti. Allora, dicevamo, sicuramente non è un periodo buono. Per esempio, c'era giovedì sul Corriere della Sera, ma non solo, questa intervista a Madoff, no? Uno la legge, sapete, il protagonista del più grande crack bancario degli Stati Uniti, condannato a 150 anni di galera, cosa che forse in Italia non potrebbe avvenire. E il signor Madoff dice, sì, dice, io ho fatto questa truffa, ma in realtà le banche sapevano, quindi già uno legge e non è contento. Poi ancora sì, ci occupiamo, no, del decreto mille proroghe, forse un po' ci rendiamo conto che è anche colpa nostra. Io vi leggo testuale quello che c'è scritto su questo articolo della Stampa, ma non era molto diverso dagli altri. Si parla del maxi emendamento che dice: è previsto che le imposte anticipate iscritte nei bilanci delle banche relative a svalutazioni di credito non ancora dedotte dal reddito imponibile sono trasformate in crediti di imposta qualora nel bilancio individuale. Io non so voi, ma io già mi sono... Non è... Allora, Goi, il salvadanaio... Ve lo spiego io. No, aspetti, perché c'è anche Goi che giustamente... Voglio far intervenire. 141 che dobbiamo milioni. Fare? Cioè, uno si affida alla stampa, si affida agli organi di informazione, ma se poi questa è l'informazione che passa, è uguale. Sì, allora, diciamo che da un lato le banche italiane sono solide e chi mette i soldi in banca può stare tranquillo. Dall'altro, il rapporto tra la banca attraverso i suoi rappresentanti e il cliente finale non è un buon rapporto. Io personalmente non seguirei mai il consiglio di chi sta allo sportello. Non tanto per malafede, quanto perché in qualche modo la customer satisfaction, cioè il desiderio di soddisfare il consumatore, è molto basso. Io posso capire benissimo che ci sia un atteggiamento negativo. Ma perché secondo lei? Perché la cultura del marketing, la cultura della comunicazione non è entrata nelle banche. Cioè noi siamo ancora a livello che quando uno entra in banca non è un cliente che deve essere osannato
dallo sportellista, ma sembra quasi, tolto ovviamente diciamo, chi dispone dei grandi capitali, uno che deve presentarsi col cappello in mano. Poi ci sono senz'altro delle cose che io ritengo. Parliamo di una vicenda che purtroppo succede a tutti, la successione. Quando uno eredita i soldi dai genitori, quindi una successione semplicissima, le banche, passatemi il linguaggio del popolo, tirano scemo prima di mettere a disposizione il capitale a queste persone, e magari queste persone ne hanno bisogno. Quindi il mio giudizio è il seguente: come solidità le banche sono solidissime, e quindi la fuga dalla banca al materasso è così, è una suggestione giornalistica. Basta esaminare l'andamento dei depositi bancari: in questi 4 anni di crisi sono aumentati da 684 miliardi del 2007 a 735 miliardi dell'ultimo anno, del 2010, dati di settembre. Quindi la gente si fida delle banche e fa bene come deposito. Fatto è tanto bene, secondo me, a diffidare dei loro consigli. O forse non ha molte altre alternative. Se... Allora, noi siamo andati... Dopo cercheremo di capire... Se... Perché potrebbe anche esserci questa, no? Posso... È la nostra anomalia. Concordo pienamente. Cioè, qualcuno conosce qualcuno che ha messo i soldi nel materasso? Le banche, ce ne sono. Le banche, cioè, uno deve pagare 295 euro per tenere il conto corrente. Le banche sono solide, ma questa solidità è stata pagata a rate dai consumatori e dai risparmiatori. Ricordiamo che un conto corrente costa, diciamo, 2 volte, 3 volte, la media europea costa 295 euro, Europa 2,95, la Banca d'Italia, voi siete gli azionisti della Banca d'Italia, fa quello che dite voi, al punto che il governatore Draghi viene con il cappello in mano, per che cosa è venuto all'ABI, il governatore che aspira ad andare alla BCE, Goldman Sachs, per che cosa? È andato all'ABI per concertare con l'ABI quel decreto mille proroghe che volevo spiegare, 141 milioni di euro regalati ai signori banchieri. E a alla noi gente ci viene in tasca? Ma non solo, volevano, a noi non ci viene in tasca niente. Alla povera gente che cosa gli danno? Nulla. In più volevano, e per fortuna che c'è qualche senatore che si arrabbia, volevano aumentare anche i tassi usurari, i tassi soglia, volevano aumentarle. Però la cosa che gli è riuscita, e che adesso andremo alla Corte Costituzionale, è l'anatocismo, ossia la possibilità di riavere riconteggiati i soldi da una recente sentenza di Cassazione Civile, Sezione Unita. Questi signori vanno e trovano governo che, diciamo, fa approvare questi emendamenti. Che cosa dice? Che la prescrizione, dicevo con l'ultima sentenza, scatta 10 anni dalla chiusura del conto corrente. Invece questi signori hanno detto al governo no, non bisogna farlo. E il governo, sotto loro diretta dettatura, ha approvato un emendamento truffaldino dei diritti. Che dei... cosa dice? Truffaldini, io ho detto truffaldino, truffaldino, quale certezza? Ci sono le sentenze di sezione civile e di Cassazione. Non arrabbiamoci su questo, la certezza dei diritti. E quando una sentenza della Sezione Unita di Cassazione dice che la prescrizione scatta 10 anni dopo che è stato chiuso il conto. Allora, Lanuti l'ha già detto, cioè gli interessi usurari. L'abbiamo capito qual è la sua posizione. Torino Codocati ha assolutamente diritto ad una replica. E poi vorrei anche sentire Marco, perché fra l'altro noi siamo andati a verificare questa sensazione sulle nostre banche, e corrisponde abbastanza, però credo che questa questione in particolare meriti una risposta. Torino, velocissima. Allora, il primo tema, quello delle imposte differite attive, quello che lei ha letto, in realtà è una norma che riallinea... Sì, era solo per citare l'incomprensibilità. Scusi, dice che cosa viene alle imprese italiane, ai cittadini italiani. La possibilità di ridurre gli impatti di Basilea 3, di quelle nuove regole che in qualche maniera potrebbero penalizzare il finanziamento all'economia. Quindi quella è una modalità tecnica con cui si risolvono alcuni problemi, non se ne credono. Quindi questo è il primo tema. Ma nessuno sa cos'è Basilea 3, Basilea 3, forse solo voi addetti ai lavori, diciamo, però, no? Ma il direttore secondo me la spiega benissimo Basilea 3, credo che sia uno dei suoi piatti forti. Sì, sicuramente Basilea 3 sono le nuove regole di quanto le banche devono accantonare quando effettuano un prestito, proprio per salvaguardare la stabilità. Per i consumatori si sta traducendo in costi supplementari, che non erano previsti, cioè vengono scaricati i costi della trasparenza spesso sulle spalle dei clienti, poi però si fanno le pubblicità simpatiche
si gioca coi materassi e ce ne dimentichiamo. Però, scusi, adesso stiamo parlando di Basilea 3, che significa dobbiamo accantonare meno rispetto a quanto potremmo fare, semplificando. Cioè, questo è un elemento di riallineamento competitivo. Il che secondo aspetto, le posso fare una domanda, eventualmente noi. Faccio una domanda. Sapete oggi quant'è il livello del tasso di usura? Cioè, se una banca fa un finanziamento al 4,03, è in usura, secondo voi? Sì. Se 4,03 è un tasso d'usura, questo ovviamente fa vedere che c'è qualche distorsione. Scusi, non è vero, ma questo dipende. Come no? Ci sono i tassi soglia, non è il 4,03. 4,03 è il tasso soglia sui mutui a tasso variabile, è vero? Variabile. Senatore, mi conferma? No, non è così. Allora, scusa, a vedere il 4,03 sulla gazzetta ufficiale. Allora, è utilissimo. Non è così. Vi chiedo, dato che c'è la possibilità di fare questa verifica, se possiamo verificare. Il senatore ha detto che non è 4,03. Non è nella maniera più assoluta. Il tasso soglia sui mutui non è il 4,03. Il risultato di tutto questo, sapete qual è? Che la gente non si fida, come scusi, diceva giustamente Goy, nemmeno. La cosa importante, dato che questa è una prova di quello che stiamo dicendo, domani potete fare la verifica sulla... L'abbiamo fatta adesso, io ve la voglio 403. Fare sentire subito. 403. Siamo andati fra Rovigo e Padova e Treviso e sentite che cosa ci ha risposto la gente. Quanta fiducia ha nelle banche? Bisogna stare molto attenti, poca, nonostante noi abbiamo un rapporto abbastanza... sì, siamo dei buoni clienti, però bisogna sempre stare allerta. Poca. Vuole anche sapere perché? Ma c'è sempre l'impressione che non siano mai congrui i costi che vengono riaddebitati. Un tempo si lasciavano i soldi in banca e rendevano degli interessi, ora se non si sta attenti si lasciano i soldi in banca e spariscono. Beh, la fiducia è diminuita negli ultimi anni, confidiamo nelle banche perché è il nostro supporto, io da imprenditore devo confidare assolutamente sulle banche, altrimenti non si va avanti. Assolutamente nessuna. Abbastanza, sì, ho due banche qua a Treviso, mi trovo bene, non ho mai avuto problemi, non ho grossi interessi in banca. Dove tiene i suoi risparmi? È in banca. Se potesse li terrebbe a casa? Sì, non ne ho tanti, però a casa almeno so che se metto via 10 euro ne trovo 10. In banca no. Se potesse li terrebbe in casa? No. Non trovo un sistema alternativo alla banca. Li nasconderei, li metterei sotto al soffitto. A chi li affiderebbe? Parliamo delle banche, sempre alle banche. La sua banca la tratta bene? Sì, benissimo, sì, sì. Ma le banche sono delle truffe legalizzate, perciò non è che... Delle? Truffe legalizzate. La sua banca la tratta bene? Sì, abbastanza. Ritiene indispensabile usufruire dei servizi che offre la banca? No, non è così importante. È necessario? No. Assolutamente. Sì, però deve essere controllata, cioè dovremmo essere anche noi un po' più controllori delle cose di cui abbiamo interesse. Allora, noi non ovviamente non vuole avere un valore scientifico anche in questo caso, non abbiamo scelto quello che le persone che abbiamo intervistato vi abbiamo fatto sentire e mi sembra che insomma... Mi ritrovo perfettamente con quello che abbiamo detto finora, c'è molta differenza quando si definisce banca in termini generali. Tutte le volte che si domandava ma lei con la sua banca, il giudizio era estremamente più positivo. Sì, l'altro, però in tanti dicevano elemento... bisogna stare attentissimi, sì, perché insomma metti 10 euro e poi forse ne ritrovi addirittura di ma meno. Ma questo è una scelta anche di consapevolezza nella valutazione delle banche, nel senso che bisogna confrontare, bisogna seguire il proprio rapporto. È una cosa importante allocare il risparmio presso una banca. Cioè quando noi compriamo una macchina, compriamo il giornale specializzato, facciamo 10... La stessa cosa deve essere fatta nel rapporto alla banca. È un bene che addirittura noi utilizziamo tutti i giorni, perché quando si faceva riferimento, diceva ma metto i soldi in banca, è errato mettere i soldi nel conto corrente. Il conto corrente è un conto di servizio che permette di fare i pagamenti, permette di stappare gli assegni, permette di fare l'emissione dei bonifici. L'investimento è un investimento diverso, appunto, in dopodiché, forme di dopodiché qualcuno di forse ce le deve insegnare queste cose. Goy, lo richiedo a lei perché stiamo,
Stiamo per chiudere, ma a questo punto, cioè, io cosa devo fare? Mi devo circondare appunto di riviste come la sua, per esempio, per capirci qualche cosa? Beh, io questo sarei contento. Un semplice e normale consumatore, come faccio? È vero, bisogna affidarsi a qualcuno di fiducia. Io continuo a dire che purtroppo non chiederei mai a una banca un consiglio su dove mettere i soldi. Abbiamo avuto le esperienze, non certo truffaldine, ma comunque di incapacità. Quante vecchiette, per usare la metafora della vecchietta, sono state consigliate di investire nei famigerati bond argentini? La banca, lo ripeto, è solida, è tutto, ma i consigli che danno le banche il più delle volte si rivelano sbagliati. E poi, oltretutto, è anche molto difficile rifarsi contro le banche a livello legale. Ma voglio aggiungere una cosa. Succede un po' in tutto il mondo, ma in Italia è un'iperbole. C'è la grossa anomalia delle banche italiane, che sono controllate dalle grandi aziende e che quindi vivono un conflitto di interesse. Sono molto più morbide nei confronti delle grandi aziende, perché di fatto sono le loro padrone, e molto più dure nei confronti delle piccole aziende e dei consumatori finali. Questa è un'anomalia vecchia, non scoppia niente di nuovo, ma che in qualche modo andrebbe a risolvere. Questo è il vero conflitto di interesse del Paese, più di altri. Marco Frattini, chiedo a te di tirare le fila di tutto questo discorso e ricordo però a chi ci sta ascoltando che Marco, che è autore di un libro che si intitola Vaffanbanca, che già rende abbastanza l'idea, ne sta per pubblicare un altro, il cui titolo, vi diamo l'anticipazione, è Mutande di Ghisa, che non Hai è detto. Che lascia proprio presagire. Forse piace più al senatore, che no, adesso a parte gli scherzi e a parte i titoli, a parte i titoli di Stato. No, volevo ragionare soltanto, dire soltanto una piccola cosa, non so se possa essere la somma della puntata. Noi dobbiamo fare soltanto una questione di costi. Io credo che sia soprattutto una questione, ed è emerso, di rapporti. Cioè noi non ci sentiamo così rappresentati dalla nostra banca. Ricordiamoci che tutto il mondo a livello bancario è cambiato. Da noi forse un po' meno. Ed è uscita l'immagine che qui ci siamo salvati perché siamo i più bravi. Non è esattamente così. Io mi sarei aspettato nelle giornate più nere della crisi qualche gesto dai banchieri, gesti che non ho visto, e questo mi ha sempre fatto pensare che, a parte il fatto che le banche sono il vero potere in questo paese, ma non lo dico io, lo dicono i fatti, ma che probabilmente vivono di posizioni e rendite di posizioni che sono dure da intaccare. Ci vorrebbero altre 1000 Lehman Brothers per spostare le banche italiane, per spostare le banche americane, e farle ragionare ne è bastata una. Questa è la differenza. Allora, no, diciamo sicuramente torneremo a parlare di questo argomento. Fra l'altro sta per uscire un film dedicato al crack della Parmalat che farà discutere, quindi ritorneremo a parlare di questo. Adesso ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria, dopodiché paghiamo un debito. Don Bacchi. E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore. E allora, questa è la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Roberto Vecchioni ha detto: ho fatto una canzone popolare, ma anche una canzone d'autore. Don Bacchi, buongiorno, buongiorno. Ben ritornato. Grazie. Vedo l'avevamo che invitata venerdì, quando appunto stavamo parlando di Sanremo, volevamo ascoltare una sua canzone, ma ahimè per problemi tecnici non ci siamo riusciti, e quindi avete come pagato, dicevo, un debito, ma diciamo, molto d'onore. Volentieri. Ci dica, grazie, di questa canzone di Vecchioni prima, le è piaciuta oppure no? Ma io
Onestamente non credo un po', non credo nelle canzoni generalmente così cosiddette d'impegno. Non penso che in una canzone che dura 3 minuti, insomma, si possa in qualche modo inculcare un concetto, un principio, eccetera. Penso che siano delle canzoni, diciamo, piuttosto retoriche, bene, perché non si riesce a sviluppare un discorso anche sociologico importante in 3 minuti. E quindi secondo lei questa qua di Vecchioni è una canzone furbetta? Beh, perché voglio dire, comunque ha vinto, è piaciuta. No, per carità, indipendentemente dalla sua bontà, io sto soltanto parlando di un genere che non condivido. Ecco, per quanto riguarda ciò che penso, la canzone deve essere una canzone, tra l'altro io non condivido neanche il maestro di questi cantautori, ovvero sia Giorgio Gaber. In una pagina del mio prossimo libro uscirò appunto parlandone, perché a parte sono stato amico di Gaber in tempi lontanissimi, nel 1961 per dirla, e racconto proprio il perché io non concordo con chi oltretutto, diciamo così, si rimangia un po' le parole di ciò che è stato. Gaber ha dato sentimenti, ha regalato straordinari sentimenti con canzoni come Non arrossire, come La ballata del Cenuti. Quindi insomma stesso, meno eccetera. Impegno e più piacere. È più sentimento. È più sentimento. È quello che è, penso, contenuto nella canzone 20 anni che lei l'anno scorso aveva provato a presentare a Sanremo. Esatto. Non è stata accettata. La ascoltiamo ora, perché se no tutti i fan che ci hanno scritto venerdì dispiaciuti perché lei non era andata in onda ci risgridano di nuovo. 20 anni, Don Bachi. Suonare, cantare canzoni, provare emozioni guardando al domani. Noi travolti da tutto l'amore che può dare il mondo. Tradite, illusioni sfiorate, nel vento volate, racchiettoiate. Anni di giorni radiosi e di paradisi, affamati di vita, affamati d'amore, saziati. E allora, se la volete sentire tutta per intero e guardarvi il video, c'è questo bellissimo cofanetto uscito proprio per festeggiare i 50 anni di musica leggera che mi appartengono ormai, e che contiene appunto il CD Il mestiere delle canzoni. Ecco quello che fanno le canzoni, fanno un mestiere che è quello di emozionare. Quando ci riescono, anche nel caso di quella che ha vinto Sanremo, hanno ragione, hanno fatto bene il loro mestiere. Qui c'è questo CD, c'è il DVD, ci sono due CD che raccontano anche i backstage sia della realizzazione del DVD che quella del CD. C'è una lunga intervista e c'è un concerto con le mie vecchie canzoni. Perché insomma Don Bachi dopo 40 anni continua a essere dopo 50 anni. 50 anni, attivissimo. Bene, noi ci dobbiamo fermare qui. Vi ricordo che abbiamo una mail, life@la7.it. È per voi, scriveteci tutto quello che volete, ci vediamo domani mattina. Buona giornata.